Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server. Oggi è venerdì e fa ancora più caldo di martedì. Questa cosa l'abbiamo registrata molto prima di venerdì, ma siamo sicuri che farà un cazzo di caldo in soffitto. Speriamo di no, speriamo che piova oggi per tutti. Cioè io spero per tutti, veramente. Ragazzi, mi sto per scuoiarmi. Pioggia per tutti, una pioggia comunitaria. Una pioggia che bagni l'intera penisola, che la renda fresca e possibilmente che la sommerga, così riusciamo a stare freschi fino alla fine di questa merda di estate torrida. Comunque, prima notizia di quest'oggi: HoloLens non punta al gaming. Ad annunciarlo è proprio il CEO di Microsoft, Satya Nadella. Devo ancora capire se è una pornoattrice o... vabbè. Comunque, alle 3 abbiamo visto HoloLens all'opera con Minecraft, ma l'uso per il gaming non è al momento visto come quello principale in casa mai. Utilizziamolo nel porno, tanto ormai ci siamo. A casa di Satya. Infatti già si è potuto vedere come gli scopi sono altri, ovvero più scientifici. Gli scopi, vedi? È già tutto all'interno della NERS, basta leggere. Più scientifici. Infatti proprio qualche mese fa furono spediti due prototipi nella stazione spaziale per migliorare l'addestramento degli astronauti. Il CEO, Satya Nadella, ha voluto fare il punto della situazione. È un maschio o una femmina? Non lo sapremo mai, ma Satya a me mi sa proprio di pornoattrice. Comunque, ha voluto fare il punto della situazione sottolineando i possibili molteplici utilizzi per HoloLens. Dice: ho comprato Minecraft per creare un nuovo genere di... per creare un nuovo genere di videogioco mescolato alla realtà. È stato per molti motivi. Perché è l'app numero uno su PC, primo motivo, Dio sa perché. La prima su console, la prima su mobile, sia su iOS che su Android. E quello quando dice ho comprato Minecraft intende ho comprato tutta la struttura che comprendeva Minecraft. Non è che si è comprata 20 euro Minecraft, ok? Comunque, volevo una hit per il nuovo medium di realtà mescolata e ora lo abbiamo. Il gaming sarà sempre uno scenario e ci estenderemo nel campo dell'intrattenimento, ma come la prima versione di HoloLens voglio spingere molto di più sull'utilizzo aziendale. L'approccio di Microsoft in genere sarà sempre su questi due obiettivi o su più obiettivi. Vogliamo creare un ponte tra i consumatori e aziende, il nostro DNA. È uno dei nostri obiettivi dare il potere a persone e organizzazioni e voglio che le nostre tecnologie lo perseguono. Nel caso di HoloLens, guardo i possibili interessi, è credibile quante applicazioni possano esserci nella vendita, negli ospedali, nel settore della salute. È qui che stiamo testando l'interesse, su questo che vogliamo impegnarci, quello che mi aspettavo, speravo anzi che non dedicassero una tecnologia così utile solo per il gaming. Ma voi cosa ne pensate? Grazie a Giovanni Arestia, ovvero... Lunghissima NERS oggi per parlare di questi HoloLens. In effetti non ci siamo mai sbilanciati nel parlare di queste lenti olografiche di Microsoft. Ma perché? Perché esattamente come non ci siamo sbilanciati sull'utilizzo di Oculus, ci siamo sbilanciati solo dopo averne provato una versione. Una versione, ecco, vorremmo avere la riprova di questi HoloLens e quindi provarli prima di affrontare al meglio l'argomento. E chissà quando avremo questa opportunità. Detto questo, potrebbe essere un'alternativa molto utile nel gaming, ma è vero, potrebbe portare delle vere e proprie rivoluzioni nell'ambito soprattutto medico e magari aziendale. Posso tradurre questa NERS in sinergese? Io ve l'avevo detto, virgola, cazzo, che questa cosa dei dispositivi, realtà aumentata, realtà virtuale, non avrebbero avuto piede nei videogames. L'ha capito anche Microsoft e sta cercando di tenersi aperta più porte. Punto. Sì, ma che cazzo che ti frega, ma da dove ripiglio? No, no, la rifacciamo. Fragments! Fragments of Him, è bello sto gioco, mi fai parlare, no? Il gioco che aiuta a superare la perdita di una persona cara. Sassybot Studio ha annunciato Fragments of Him, una storia, un'avventura story driven che è uscita per... uscirà... La finisci. Vai, leggi. Che cazzo è? Che stai a piangere? Niente. Sono pure a sudare, porca puttana. Sì, anch'io, dagli occhi, però tantissimo. Vai. Perché cazzo ridi?
Sassibot Studio ha annunciato Fragments of Him, avventura story driven che uscirà per Xbox One e PC nel 2016. Lo sviluppatore ha illustrato i personaggi principali del gioco e ha pubblicato il trailer cinematografico, quindi senza sequenze di giochi. Fragments of Him racconta l'improvvisa morte del protagonista, Will, soffermandosi sulle vite delle persone a lui vicine all'indomani della sua dipartita. I giocatori potranno vivere i momenti finali della vita di Will grazie ad un'esperienza story driven in prima persona. Vivremo infatti la disperazione del fidanzato del protagonista, quindi era omosessuale, Harry, che torna nell'appartamento vuoto e pieno di ricordi del suo partner. Avremo a che fare con Sara, un'ex fidanzata di Will, quindi era bisessuale, che era diventata sua ottima amica. E vivremo l'esperienza di Maria, una nonnina che si sente no, ormai... Will, che vita hai? Sei il mio eroe. Quindi si esce pure un asino a un certo punto. Tutta una... Vai. Una nonnina che si sente ormai sola e tradita da una società che riconosce a malapena. No. Ah, ok. È tipo la nonna. Zitto. Il cofondatore di Sassibot, Elwin Verploegen, che sembra una birra, ha dichiarato: abbiamo voluto affrontare la morte come tema principale, in una maniera molto rara per i videogiochi. Che succede quando si perde di un colpo qualcuno che si è amato? Come si fa ad andare avanti? Pensiamo che i videogiochi possano essere il mezzo ideale per aiutare persone che vivono un tale viaggio emotivo. Andrea Formica, aka Andrex. Era ovviamente la news più seria per quest'oggi, perché è andata in caciara, giustamente. Comunque, è un gioco che potrebbe essere molto interessante, perché mette in relazione la morte del protagonista con tutte le persone a lui care. O comunque, insomma, donne, uomini, vecchie, non è un problema per il nostro Will. A me fa ridere gli sviluppatori. Voglio capire che volete acchiappare a destra e a sinistra. Però era omosessuale, è omosessuale, va bene, i gusti sono gusti. Ma rimanete con gli omosessuali, cioè, la vecchia che... no, porco Giuda. posso capire che volete prendere a destra e a sinistra, volete fare una cosa che comprenda un po' tutti quanti, ci sta. Ma fate due giochi piuttosto che uno, no? Sì, perché rende il tutto leggibile e... È troppo contorta la goccia, cioè è una specie di triangolo, anche senza vecchia, è comunque molto, molto contorta la faccenda. E ci rendiamo conto che forse il concept del gioco è molto bello, ma questa cosa potrebbe renderlo effettivamente un po' difficile. Noi lo vogliamo provare tantissimo. Sì, sì, sicuramente lo proveremo. Perché voglio indagare su certe cose che non mi sono troppo chiare. La no, voglio vedere se salta fuori un lama a un certo punto. Comunque, bello, bello come gioco, secondo me, come idea, vediamo com'è. Mi piace l'inizio del perché Teledildonics Prisca. Teledildonics, il sex toy controllato via internet. In boneggio, c'è qualcuno sulla tua strada. L'industria Fusion ha creato un sex toy gestibile tranquillamente via internet e smartphone, da poter utilizzare con il proprio partner e dedicato principalmente per le coppie con una relazione a distanza. Questa idea è nata negli anni 90, ma ha avuto il suo apice soltanto 20 anni dopo grazie alle nuove tecnologie. BuzzFeed ha intervistato 30 coppie sparse in America, dando la disponibilità di utilizzare in anteprima questo prodotto, e tutte hanno espresso un'ottima recensione, confermando un aumento dei rapporti e delle prestazioni di coppia. Anche le cam model hanno espresso un'ottima recensione sul prodotto, figurati, dopo averlo testato con i loro fan. E voi che cosa ne pensate? A me piace questa cosa, che 30 persone sia stata data questo oggetto. Non sappiamo come sia fatto. Riutilizzabile, crediamo. Tienilo tu. Ha fatto il giro del mondo, c'è di tutto. No, vabbè, gliel'avranno mandato 30 differenti, però. Domanda illecita. Come si saranno trovate queste coppie? Tutte bene? Perché vivono a distanza. Quindi. No, io non capisco come funziona meglio. Ciao amore, sono uno stallone, porca vacca. E non lo so, è molto allora secondo me uno va infilato da una certa, sì, cioè proprio sa, e l'altro va infilato sa, e quindi poi uno fa in questi movimenti e poi quello fa così. Forse sono strano io, ragazzi, ma non credo che infilerò mai l'uccello in qualcosa di elettronico.
ho proprio ho come questa paura, perché però volta... però se esce metti il che Joystick non lo vuoi utilizzare il Joystick, no, nemmeno il Joystick, c'è una cosa elettronica che porta corrente, poi magari questa cosa è sviluppata pure da Ubisoft, si bugga, comincia a fare tutte quelle cose come fanno nei giochi. No, ragazzi, niente di elettronico. Il Joystick è uno spoiler per domenica, dopodomani. Sì, conoscerete il Joystick molto presto. Comunque, ragazzi, il sesso a distanza è arrivato ad una... Sì. No, sto simulando. È arrivato alla sua ultima frontiera. Io comunque sia continuo a preferire il sesso distanza, cioè quello nella stessa stanza, è un po' meglio. Che del... Salutiamo la strada qua sotto, tutti ragazzi. I nostri amici che ci salutano. Buongiorno. Va bene, si conclude la New Nerves del venerdì e speriamo che vi sia piaciuta. Se non vi è piaciuta non ce ne frega niente. Se il titolo non vi piace non ce ne frega niente. Se la thumbnail non vi piace ce ne frega niente. Se invece siete attratti sessualmente dalle vecchie, la cosa potrebbe interessarci, perché ha a che fare col mondo dei videogames. Quanto?